piano di produzione di energia da fonti rinnovabili e atto di indirizzo. Questo atto è dovuto al fatto che siamo stati convocati in regione per due volte per l'inizio di procedure di impianti a biomasse. Ci sono, a quanto ci risulta, tre pratiche in corso all'interno della regione per impianti inferiori al megawatt, quindi impianti di basso importanti ma di basso impatto. La giunta e l'amministrazione esprimono tendenzialmente un parere favorevole per l'installamento di questi impianti con una serie di precisazioni. Vanno verificate, a nostro parere, la compatibilità con la SAU. Uno dei veri problemi di questi impianti è che molte volte chi propone gli impianti non ha complessivamente la capacità produttiva, quindi dal punto di vista sia delle biomasse che dallo scopo necessario per attivare il compostaggio, soprattutto impianti che non usano chiaramente bruciatori o altre cose, un semplice compostaggio, le vecchie età mai aggiornate su questo procedimento. Molte volte queste aziende non hanno completamente la capacità all'interno dell'azienda di riuscire ad avere il materiale sufficiente per far funzionare l'impianto stesso, e quindi la regione prevede che ci sia la possibilità di andare al 46% di acquisti sull'esterno di materiale che viene portato. La regione richiede inoltre che questo materiale esterno venga messo all'inizio all'interno dei contratti con la gestione. La regione prevede che ci siano i contratti stipulati con l'Enel per permettere poi la messa in rete della corrente. La regione prevede che ci siano dei recuperi di calore, quindi dei piccoli impianti di cogenerazione che sono messi in rete sia a favore delle aziende produttrici che di eventuali terzi circostanti. Perché abbiamo portato questo problema all'interno del comune? Perché, ripeto, pur essendo via di massima favorevole a questi impianti che non hanno bisogno di autorizzazione regionale, tanto per essere chiaro, cioè vengono approvati direttamente dalla regione perché sono in potenzialità inferiore al megawatt, noi diciamo che comunque questi impianti in maniera differenziata possono comunque creare degli impatti ambientali che vanno gestiti. Oggi la legge non prevede nessun elemento di ristoro ambientale, per cui a seconda del tipo di impianti noi diciamo che gli impianti stessi verranno verificati da un'apposita commissione che deciderà la portata dell'impianto una volta avuta l'approvazione regionale, e in questo momento verrà chiesto un ristoro ambientale. Cosa vuol dire ristoro ambientale? Faccio un esempio banalissimo: se vengono installati impianti fotovoltaici su una casa, sul capannone o cose di questo genere, è chiaro che non c'è nessun problema di impatto ambientale, non c'è nessun problema di trasporto, non c'è nessun problema di autocarri che vengono, quindi l'impatto è a costo zero e quindi l'impianto è solo positivo. Questo da questo punto di vista è chiaro. Possono esserci invece delle graduazioni. Facciamo anche un ulteriore esempio: nell'impianto che è stato esaminato recentemente in regione, l'Enel prevedeva, pur con un impianto fotovoltaico di una certa presenza, prevedeva che ci fosse uno scavo per portare la corrente interrata dall'impianto stesso alla cabina di circa un chilometro. Voi sapete cosa vuol dire scavare una strada pubblica, anche se poi viene ripristinata, l'anno dopo ci sono una serie di problemi di rifumatura perché la strada cede o fa altre cose, quindi in questo caso io credo che l'impianto avrebbe bisogno di ristoro ambientale perché il cedimento esiste. Ci sono esempi in cui ci sono trasporti di impianti che hanno preminenza di stocco di soia o di altri materiali vegetali per poter funzionare, in genere questi si concentrano in un anno o due, quindi a seconda delle situazioni possono creare degli squilibri dal punto di vista del traffico. E quindi la proposta in questo caso diventa quella di avere un ristoro ambientale legato al ripristino del manto d'asfalto eventuale e eventualmente della segnaletica apposita o del dissuasore di velocità, in modo da attenuare la velocità dei mezzi o il transito dei mezzi. Non è un gold test, nessuna cifra viene chiesta per il fatto che viene fatto l'impianto, in quanto l'impianto viene considerato compatibile e in molti casi non solo compatibile ma anche auspicabile per la soluzione di una serie di problemi. Quindi non è una tassa sull'impianto ma un semplice contributo che viene chiesto all'azienda che verrà determinato.
determinato di volta in volta a seconda del tipo di impatto ambientale. Sostanzialmente è lo stesso concetto che viene usato per quanto riguarda per le abitazioni, coesione e globalizzazione, perché è chiaro che nel momento in cui una casa viene costruita e ha bisogno di adattamento di questo genere o di servizi pubblici, si chiede una quota percentuale molto bassa per queste ristori. Faccio un esempio banale: alcuni comuni vicini hanno previsto ristori ambientali che vanno dai 2.000, 4.000, 5.000 euro all'anno, quindi somme che per questo tipo di produzione sono assolutamente compatibili anche per un'economia agricola. Abbiamo avuto oggi un documento da Codiretti in cui dava parere favorevole con una serie di osservazioni. Tutto questo cosa significa? Significa solo che noi volevamo esplicitare il Consiglio Comunale, ed era anche stato spiegato, io credo, ai gruppi che se ne sono andati, perché con questo tipo di davamo la possibilità ai consiglieri e ai cittadini di esprimersi su questa opinione. Fermo restando che questa sera non si dà il via libera a niente, da questo punto di vista, non viene approvato nessun tipo di impianto, anche perché non è compito nostro approvare gli impianti. Diciamo anche con molta chiarezza che tutti gli impianti superiori al megawatt non ci vedono favorevoli, per non evitare poi problemi di altro tipo, e comunque tutti gli impianti vanno approvati dalla regione. Il nostro problema di controllo, noi siamo convinti che questa possa essere una possibilità economica per quanto riguarda le aziende agricole per avere delle riconversioni. Auspichiamo ad esempio la riconversione di tutte le strutture che oggi vanno a tabacco, cose di questo genere, che occupano un terreno senza essere direttamente interessate alla produzione agricola, alimentare vera e propria, potrebbero essere gli sbocchi da questo punto di vista anche per l'economia da una parte, per l'agricoltura, per il territorio dall'altra. Il fatto poi di eliminare nitrati, nitriti, azoti, quant'altro all'interno di questi impianti di contrastato per semplice deposito, chiaramente va a risolvere anche una serie di problemi della famosa piscina che viene sparsa poi in tutto il territorio a scadenze mattutine anche all'interno della macchina. Quindi verrà proposti in questi grossi digestori, diciamo, su questo tipo di impianti di bassa potenzialità e di basso impatto, raggiunta in linea di massima per il valore. Ci sono osservazioni? Sì, prego. Una cosa io chiedo, vedendo la allora, poltronieri. Sì, già. Prendiamo. Ecco, vedendo la delibera oggi, la proposta di delibera, chiederei che venga integrato bene con il discorso di megawatt, eccetera, insomma che venga riscritta nella stesura definitiva, mettendo i puntini sui limiti che noi diamo a tutela. Ma non è neanche necessario che noi andiamo a provare dei limiti, di indirizzo della popolazione, di una serie di discussioni che fate, di cui il Consiglio ha preso atto questa sera, siano un metodo di comportamento che può servire sia se ci sono, sia se ci sono degli indirizzi regionali, e vanno poi di volta in volta resi esaustivi quando ci saranno i casi, del caso, come si può dire. Quindi oggi noi dobbiamo prendere atto di una serie di indirizzi che il problema sta uscendo all'interno del comune di Nogara. Io l'unica cosa che sentirei dire con molta tranquillità è che noi dovremo tenere conto di questi atti, che non ci sia uno sforamento della superficie a SAU utilizzabile, che porti poi ad asservire il territorio, solo l'agricoltura, solo per gestire queste cose. C'era un'indicazione a livello regionale non esplicitata, quindi un dato che va poi verificato, di avere un massimo di occupabile superficie per questi impianti a biomassa, a servizio di biomassa, che non superi l'8-10% del territorio. Questa è un'indicazione di massima, ma ripeto, da poi verificare. Prego. Ma niente, sono un po' amareggiato, dico, della assenza di minoranza che parlare. Ripeto, sono un po' amareggiato per l'assenza delle minoranze nel discutere questo tema. Un tema che ho avuto modo di affrontare dall'altra parte della barricata, il suo e che
che mi ha visto combattere fortemente e attualmente convintamente contro un impianto di 10 MW che si voleva installare a Nogara. Io penso che questa sera con questa delibera ci sia un atto di massima trasparenza nei confronti della popolazione, che si vada a delineare delle linee politiche che sono molto chiare e precise e che sono ulteriormente, diciamo così, supportate dalla delibera di giunta che abbiamo fatto anche precedentemente. Abbiamo fatto la delibera di giunta, come diceva prima il sindaco, che dichiarava una posizione politica chiaramente che ci vedeva sì favorevoli ma ad impianti fino a 1 MW, superiori a 1 MW no, infatti io mi sento anche la delibera. Leggete la delibera. La giunta comunale, chiamata la proposta di deliberazione scritta al punto 5 all'ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato per giovedì 29 settembre 2011, ad oggetto impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e atto di indirizzo, ad integrazione della prima stesura degli atti di indirizzo degli impianti di produzione di energia alternativa, ribadendo il giudizio positivo di massima alla realizzazione di impianti inferiori a 1 MW, ribadisce il parere contrario all'insediamento di centrali di produzione di energia superiori a detto limite, in quanto non funzionale al suo territoriale e all'effettiva necessità dell'azienda agricola. Quindi questo sia, penso, un ribadire ulteriormente, se mai ce ne fosse bisogno, la nostra e la mia anche personale posizione politica che ho sempre portato avanti in questi ultimi anni. Cioè, impianti, soprattutto quella che soprattutto era la posizione politica che si portava avanti anche come comitato all'interno del paese. Mi dispiace che sia uscita anche qualche persona che faccia parte del comitato. Perché comunque si è sempre detto che impianti sovradimensionati, impianti che non erano così calabili nel territorio come era quello che era stato proposto a Nogara, impianti che potevano essere, diciamo così, potevano avere delle potenzialità, diciamo così, anche di inceneritori, ok? E questi dovevano essere assolutamente banditi dal nostro comune. Al contrario, invece, gli impianti che comunque potevano essere inseriti all'interno di un contesto aziendale e, diciamo così, chiudere anche una filiera che può esserci all'interno dell'azienda, questi possono essere non solo negativi, ma magari anche auspicabili in certi casi, perché spesso magari piuttosto che buttare, diciamo così, il liquame nei campi, è magari meglio di gestirlo e produrre energia. Questo, a ulteriore, diciamo così, riprova di quello che dico, io vi leggo un documento che era stato distribuito al tempo come comitato contro la centrale di massa. E parlando delle varie cose, ci si chiedeva alla fine quali sono le alternative che ci possono essere a detti impianti di grossa dimensione a biomassa. Allora, qua c'è scritto, come sostiene anche il CRIBE, Centro Interuniversitario di Ricerca sulle Biomasse e Energie di Pisa, il futuro delle biomasse è nei piccoli e piccolissimi impianti, da 0,5 a 1 MW al massimo. In pratica, uno d'azienda, magari che possa rendere autosufficiente, e coinvolgere direttamente gli agricoltori nella produzione di energia. In questo modo, evitando impianti di grosse dimensioni, si diminuirebbe la circolazione sulle nostre strade di autocarri, che andrebbero ulteriormente ad aumentare le emissioni di CO2, incrementando inevitabilmente l'inquinamento atmosferico. Okay? Quindi, è chiara la cosa, impianti enormi, impianti sovradimensionati, impianti che non hanno senso di esistere, chiaramente fanno perdere anche quello che è il concetto di filiera corta, fanno perdere anche quindi tutto l'interesse che può esserci attorno alle energie alternative, che invece diventerebbero energie purtroppo altamente inquinanti e potenzialmente anche, come dico, inceneritori. Purtroppo abbiamo avuto modo anche di vedere in molte parti d'Italia questa cosa. Altresì, impianti piccoli, soprattutto quelli a biogas, dove c'è appunto una digestione, dove c'è la produzione di un gas simile metano, si chiama, che viene poi bruciato in caldaie apposite, sicuramente ce ne sono già molti nelle nostre zone, ma comunque possono essere anche, come dico, auspicabili e comunque possono anche avere un senso dal punto di vista agricolo, economico e anche ambientale. Quindi, secondo me, queste linee politiche era giusto portarle in Consiglio Comunale, per rispetto dei cittadini, per rispetto della trasparenza verso i cittadini. Forse sarebbe stato dovuto portare qualche anno fa, quando magari invece purtroppo poi ci siamo trovati senza quasi neanche sapere una potenziale centrale a 10 MW, questo però insomma dopo si sono viste le conseguenze anche. E quindi insomma ecco, ritengo di essere, di trovare il mio favore questa delibera, insomma. Ecco, mi dispiace veramente il fatto che non ci sia potuto discutere insomma con
con chi magari insomma, ha portato avanti anche con me questa battaglia e che giustamente insomma, aveva tutto il titolo per affrontare. Tutto qua. Si deriva solo la presa d'atto della discussione, non c'è nessun provvedimento esecutivo di nessun tipo, ci risaliamo poi di verificare quello che hanno fatto la pezzi, un eventuale. Non si sente? Ho detto che questa sera non deliberiamo niente di particolare, deliberiamo solo la presa d'atto della discussione che è avvenuta su questo argomento, ci risaliamo poi di valutare domanda di ulteriore coinvolgimento fatta dal consigliere Bozzi. Favorevoli? No, perché lui ha problemi, non so se lui lo vuol dire, problemi. Sì. Non so.